si rafforzerà, che la ragione servire il più forte è un calcio in culo all'umanità. Ditemi ora, secondo tutti questa sera abbiamo numerose delegazioni, salutiamo il presidente provinciale dell'ANPI, salutiamo il past president Peppe Scheppiani, abbiamo delegazioni da Pesaro, da Macerata Feltria, da Fermignano, quindi anche da Urbino, anche da Cagli, quindi ci siamo tutti. Allora, prima di iniziare una piccolissima premessa. Il 25 aprile del 2015, settantesimo della liberazione d'Italia dal nazifascismo, l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, sezione Leda Antinori, ha voluto donare alla cittadinanza democratica antifascista questo monumento, un monumento che rappresenta le partigiane e i partigiani, tutti nel loro gesto di proteggersi dalle violenze e dalle angherie. 500 persone hanno presenziato a questa iniziativa, 500 persone della società civile, ed è stata possibile grazie ai contributi raccolti da tutta la società civile insieme alla collaborazione del Comune di Fano. Oggi a noi ci piace definire questo luogo per noi magico, giardini della memoria, sono i giardini Biancheria Morelli, ma noi insistiamo a chiamarli giardini della memoria. Ma perché? Perché c'è una stele lì alla vostra sinistra che ricorda i due antifascisti Biancheria Morelli che sono stati uccisi dai fascisti, c'è una lapide qui sulla destra che ricorda due ragazzini, Temistocle Paolini e Renata Marconi, di 8-14 anni, che sono stati uccisi dai fascisti, e poi c'è il nostro monumento che è stato donato a cittadinanza, che ricorda tutti i partigiani. Dall'altra parte della strada c'è il monumento alla Resistenza, quindi è decisamente e assolutamente giardino della memoria. Adesso di questo, dunque, siamo qui per parlare delle ragioni del no, per chiarirci meglio le idee, per avere delle risposte alle domande che ognuno vorrà porre al nostro ospite Vito D'Ambrosio, che ringraziamo per la sua presenza. Questa iniziativa della sezione Leda Antinori apre la campagna informativa ed è stata deliberata a livello provinciale. E con questa iniziativa la sezione Leda Antinori si fa promotrice del comitato locale per il no, e chiediamo in questa occasione a tutte le forze politiche democratiche antifasciste di entrarne a far parte per coordinare insieme le iniziative che potremo realizzare da qui al prossimo mese di novembre. L'ANPI difende la memoria di chi si è sacrificato per la libertà e la democrazia ed è custode della nostra Costituzione. È un'associazione trasversale, perché al suo interno sono rappresentate tutte le forze politiche democratiche antifasciste. Riteniamo quindi di essere il soggetto più indicato per dare vita al comitato che da locale diventerà poi nelle prossime settimane provinciale. Un appello adesso, e poi chiudo, di partecipazione a tutti presenti. Venerdì 9 settembre alle ore 17.30 in Ancona, nella zona Porto, sarà presente Carlos Muraglia, presidente nazionale dell'ANPI, e Francesca Chiavacci, presidente nazionale dell'ARCI, che insieme daranno via alla campagna referendaria nazionale per il no in un incontro pubblico. Quindi invito tutti a essere presenti. Adesso lascio la parola al compagno Giancarlo Iacchini, che introdurrà l'intervento del dottor Vito D'Ambrosio. A seguire i vostri interventi e le domande. Ora e sempre Resistenza. Grazie Paolo, grazie a tutti voi che siete intervenuti, al dottor Vito D'Ambrosio che ci onora della sua presenza. Io dico solo alcune note biografiche sul dottor D'Ambrosio, che ha chiuso pochi mesi fa la sua carriera in magistratura dopo
oltre 48 anni di vita nella magistratura. Il prossimo anno sarebbe stato, ma è il 50° anniversario del concorso per entrare in magistratura. Quindi ha conosciuto in questo mezzo secolo moltissime delle vicende che hanno tormentato, anche insanguinato l'Italia. Si è occupato di mafia, è stato amico e collaboratore di Falcone e Borsellino, si è occupato delle stragi, della strategia della tensione, della strage di Bologna, di quella di Brescia. Ha cominciato come pretore di Ancona, è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura, sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione e presidente della Regione Marche, lo ricorderete, dal 1995 al 2005. Periodo di cui io ricordo l'impegno proprio per rispettare la Costituzione anche nel rapporto con gli alunni. Per esempio, è stato più volte nelle scuole a spiegare la Costituzione ai ragazzi. Ecco, grazie alla sua presenza credo che si possa entrare nel merito di questa riforma, tra virgolette, no, che ci viene proposta dal Presidente del Consiglio Renzi e dal firmata lui dal Ministro per la parte con il Parlamento Boschi, qualcuno dice poi anche da Verdini, ma io voglio lasciare qualunque riferimento politico. Sappiamo quanto il Presidente del Consiglio ha investito in questa sua riforma, fino a minacciare o promettere, secondo il punto di vista, di lasciare addirittura la carriera politica in caso di vittoria del no, promessa poi rimangiata nei giorni scorsi. Questo è l'unico riferimento che voglio fare, per adesso penso che sia utile oggi andare a vedere nel merito che cosa dice questa riforma che tocca 47 articoli della Costituzione nella parte seconda, che modifica profondamente la vita parlamentare, non solo, che si presenta come una riforma che semplifica, ma in realtà contiene articoli complicatissimi. Io mi limito solo a citare l'articolo 70, che da 9 parole diventa di 438 parole, molto poco comprensibili, cose che magari che seguono una lotta di anni, richieste di semplificazione, di snellimento dei lavori parlamentari che andavano avanti da decenni, ma mescolate a cose che invece complicano ancora di più il passaggio delle leggi. Di tutto questo parlerà il dottor D'Ambrosio. Io gli chiederei però per prima cosa di cominciare il suo intervento con il perché ha deciso di impegnarsi per il no, che qual è il pericolo di fondo che vede in questa riforma. Quindi la parola ad D'Ambrosio, grazie. Buonasera a tutti. Certo, l'occasione, come si dice, il luogo dove facciamo questa cosa è bellissimo, perché a parte i ricordi eccetera, ma è uno dei posti belli delle nostre Marche, che sono fatte di una serie di questi posti belli, alcuni dei quali sono stati pesantemente danneggiati e qualcuno distrutto addirittura dal terremoto che ogni tanto viene a farci visita. Io vorrei cominciare proprio questa chiacchierata nostra con un minuto di silenzio per i 290 morti che sono fra Amatrice, Arquata, eccetera.
Bene. Io non voglio ovviamente parlare di terremoto perché ci sarebbe tantissimo da dire, anche tutto l'esperienza fatta come commissario straordinario per la ricostruzione dopo il terremoto del 97. Sto soltanto mettendo in fila le cose perché non è tutto inevitabile, non è tutto, come dire, attribuibile a ragioni oggettive o al caso o alla tragedia. Molto di quello che è successo e delle conseguenze è dovuto invece ad una serie di carenze, di volute violazioni di legge, di incapacità di programmare, di un governo, non questo governo, un governo in generale che affronta questi temi che sono temi fondamentali in maniera sciatta, superficiale, salvo poi piangere e promettere risorse e contributi quando succedono le tragedie. Ma fatta questa premessa, secondo me necessaria, della quale continueremo a parlare perché poi sarà facilissimo che ci si perda nel ricordo di questi nostri sfortunatissimi concittadini, e per dire, per fare una premessa alla mia introduzione, al mio, come dire, alla mia riflessione introduttiva, leviamo di torno gli argomenti che non c'entrano nulla. Quindi io non parlerò di conseguenze o meno sul governo, perché non mi interessano, perché poi sono state smentite e perché comunque non si parla di questo. Noi dovremmo cercare di fare un grande sforzo di approfondimento di una tematica molto complessa, molto complicata, che già io vorrei cominciare a notare, già che sia stata quindi lanciata nel campo del referendario in questo modo così difficile da seguire, corre il rischio per la fine che ci troveremo a votare, voteremo più di pancia che di testa, ma non abbiamo, l'Italia non ha bisogno di voti di pancia, ha bisogno di voti di testa, se permettete anche di voti di cuore, perché si parla della Costituzione, cioè si parla della nostra legge fondamentale, e una Costituzione si cambia quando è decisamente superata, quando c'è necessità, ma tenendo presente una cosa, che la Costituzione poi rimane, non è la Costituzione una legge che si può cambiare ogni volta che non ci piace più, la Costituzione rimane anche se i governi passano, anche se il colore dei governi passa, anche se ci sono atteggiamenti nei riguardi dei punti fondamentali della Costituzione che potrebbero cambiare. Allora, io in questo periodo sto accettando volentieri di andare in giro a parlare di referendum di Costituzione, un po' perché l'ho fatto 10 anni fa e mi sembra quasi di ringiovanire di 10 anni, il che alla mia età non è assolutamente un dato negativo. E poi perché, ecco, ripeto, la mia impressione è che ci sia una grande confusione, ma poi alla fine non si riesce a capire bene di che cosa stiamo parlando, su che cosa saremo chiamati a votare. Allora, io vorrei cominciare col dire alcune delle ragioni che io ho sentito dire da amici e o meno che, sia pure convinti che è una riforma pasticciata, hanno deciso di votare sì. E si dice, votiamo sì sostanzialmente per 2 ragioni fondamentali. Prima, la prima ragione è che finalmente dopo 30 anni, dopo 40 anni, dopo 4, 5, 3, 6 commissioni bicamerali per cambiare, così eccetera, finalmente si cambia, è partito il treno delle riforme. E allora, dice qualcuno, questo treno passa adesso, se non volete che ripassi fra 30 anni saliteci sopra. Questo è il primo, diciamo, la prima ragione di fondo, seria. La seconda ragione
anche questa seria ma meno seria, si dice l'Italia è l'unico paese dell'Occidente che è rimasto con due camere con gli stessi identici poteri, e quindi tecnicamente si dice con un bicameralismo non perfetto ma paritario, e questo è un dato negativo perché rallenta l'iter di approvazione delle leggi, è un elemento che appesantisce il corso della normale attività legislativa e contribuisce a che il paese sia sostanzialmente in perenne o provvisorietà o in perenne situazione di cambiamenti, di aggiustamenti successivi, così eccetera, cioè impedisce una stabilità soprattutto governativa, che è diventata un elemento fondamentale, specialmente a livello internazionale e a livello internazionale economico-finanziario. Credo che non sia sfuggito a nessuno il fatto che una settimana fa, non di più, due grandi giornali inglesi e americani economici, Wall Street Journal e Financial Times, hanno detto che diciamo, il futuro dell'economia italiana dipende anche in buona parte dall'esito del referendum, perché l'esito del referendum può incidere sulla stabilità del governo. All'epoca forse si poteva dire così, ma adesso noi siamo tranquillizzati, il Presidente del Consiglio ha detto che comunque si va a votare, qualunque sia l'esito del referendum, si andrà a votare nel 2018, il che significa che noi avremo un governo, poi se il governo sarà presieduto da lui o meno sono problemi che riguardano il 2018 e che riguardano il terreno della contrapposizione politico-partitica, non riguardano quello della riforma della Costituzione. Allora, ecco, queste sono le ragioni fondamentali per il sì, poi dopo poi ci sono cose banali, l'abolizione del CNEL, ma il CNEL è una cosa che non si sa nemmeno che cosa sia, perché in effetti è soltanto, è un bel palazzo a Villa Borghese a Roma, io lo conosco bene, non ci sono stato come componente del CNEL, ma qualche volta il CNEL convoca, non si sa perché, e si fanno delle belle discussioni a cui dopo non segue nulla assolutamente. Quindi che il CNEL venga abolito o meno è assolutamente secondario. Il problema vero invece è che cosa si pretende si propone all'elettorato italiano, quale riforma del sistema parlamentare si propone al cittadino, all'elettore italiano. Legato però, non ce lo dobbiamo dimenticare mai perché è fondamentale, e vedremo subito perché è fondamentale, legato alla riforma elettorale, della legge elettorale. Perché ha un senso la riforma della Costituzione con una legge elettorale, ha un senso diverso se c'è un'altra legge elettorale, che è questa qui, diciamo, che adesso il 4 ottobre verrà sottoposta a giudizio della Corte Costituzionale, che ci dirà se è una legge costituzionale o se, come io e ma non solo io, tanti pensiamo, è una legge che ha conservato i difetti fondamentali nel cosiddetto Porcello. In sostanza ha mantenuto i due elementi fondamentali, che sono una scelta, un metodo di scelta dei parlamentari, che non è l'elezione libera da parte dei cittadini ma è una designazione, sia pure mascherata in parte dall'alto, e l'altro elemento è l'attribuzione di un premio di maggioranza svincolato da determinate caratteristiche che lo potrebbero invece far ritenere fisiologico. Allora, queste sono le ragioni del sì. A queste ragioni del sì si risponde con le ragioni del no, che io adesso sintetizzo, poi nel dibattito mi riservo di approfondirlo. Prima ragione, dice, ma adesso noi finalmente cambiamo dopo 30 anni, se non si cambia adesso non si cambia mai più. Sì, però se io cambio in peggio, scusatemi, non voglio cambiare, io vorrei cambiare sempre in meglio, non in peggio. Allora, se questa riforma, come vedremo, come cercherò di spiegare, è una riforma che peggiora la situazione attuale, francamente non ne sentiamo nessun bisogno. Dice, ma rimangono le cose così com'è, quindi l'Italia rimane quel casino che è, scusatemi il termine un po' brutale, ma non mi sembra che sia, diciamo, quel caos, va, che sono più o meno le stesse lettere ma messe in ordine inverso. Però cominciamo col dire alcune cose, perché i sostenitori del sì hanno una caratteristica che per strada si dimenticano alcuni particolari e quindi poi danno una versione dei fatti che non è precisa.
Per esempio si dice: se le cose rimangono così, noi continueremo ad avere una repubblica regolata in maniera tale che in 70 anni di vita ci sono stati 60 governi. È vero, ed è un segno questo di instabilità, è vero, ma di queste 60 crisi di governo, perché per esserci 60 governi ci sono state 60 crisi di governo, sapete quante sono crisi che hanno seguito la procedura prevista dalla Costituzione, cioè la sfiducia delle Camere? Sapete quante? Credo che voi non lo sappiate, ma che non siate degli attenti cultori. Due. Le due crisi del governo Prodi, che è stato sfiduciato dalle Camere. Negli altri 58 casi mai c'è stata una sfiducia delle Camere, mai. Allora vuol dire che non è quello il punto difficile, il passaggio brutto e delicato e negativo, non è sicuramente quello, sono altri gli elementi. Altro elemento, si dice, ma avendo due camere si raddoppia il tempo per approvare le leggi. Balle. Da uno studio fatto dall'ufficio studi delle due camere, non insieme comunque, insomma, è risultato che il tempo medio che trascorre per l'approvazione di una legge dovuta al fatto al ping pong fra l'una e l'altra camera è all'incirca di 315 a 120 giorni, cioè è un tempo assolutamente fisiologico. E non mi si venga a dire, per esempio, che la legge, adesso io faccio un caso, la legge sulla tortura non passa perché ci sono due camere o altre leggi, così eccetera. No, la legge sulla tortura non passa, o la legge sulla prescrizione, che è una legge ancora più importante, o la legge sul nuovo processo penale non passa perché ci sono due camere. No, non passa perché non c'è un accordo nella maggioranza. E quindi non passa, nel senso che spesso, per esempio, la legge sulla tortura si è usato questo percorso, che è un percorso astuto, ma che poi è micidiale, nel senso che è stato approvato da una delle camere, cioè dalla Camera dei Deputati, poi è passato al Senato, che non l'ha messo nemmeno all'ordine del giorno. Allora, ma non è che non l'ha messo all'ordine del giorno perché Piero Grasso è più cattivo della Boldrini. No, non l'ha messo all'ordine del giorno perché la conferenza dei Capigruppo ha deciso che non andasse all'ordine del giorno perché non c'è accordo nella maggioranza di governo. Così come non c'è accordo nella maggioranza di governo sul tema della prescrizione, per cui continuiamo a parlarne, ma nella realtà ci sono all'incirca 1 milione di processi penali che si prescrivono, cioè vogliono ogni anno, senza che si sappia chi è stato il colpevole. E si passa dalla guida senza patente, che è banale, adesso è stata depenalizzata in parte, perché quello è difficile, insomma si passa a tutta una serie di reati, compresi tutti i reati di corruzione, che sono tutti quanti soggetti a termini di prescrizione brevissimi, che sono stati abbreviati ulteriormente da una legge approvata nel 2005, la famosa legge ex Cirielli, che ha abbreviato ancora i termini di prescrizione in modo tale che non ci fossero rischi per qualche imputato eccellente che con i tempi normali non avrebbe avuto la quasi certezza di farla franca, diciamo, cioè in maniera anche abbastanza. Poi se qualcuno vuole saperlo, c'è una lunga lista. Però vedete, quando si lavora in Cassazione, e io ho lavorato in Cassazione fra prima e dopo all'incirca 20 anni, dal 90 al 95 e poi dal 2005 al 2015, 15 anni, vi assicuro che a volte si fanno dei processi che sono al limite della prescrizione, con una angoscia e con una sensazione di impotenza assoluta. Vi faccio casi, ma ve ne posso fare quanti ne volete voi, ma parliamo del Mose, ma parliamo dell'acquisizione della BNL da parte di tutto quello scontro violento che ha portato poi a centinaia di miliardi spese per esempio dall'Antonveneta, che poi ha portato al fallimento, tutte queste cose sono prescritti, non lo sapremo mai chi è stato,
non sapremo mai come sono andate le cose. Ecco, ma allora si dice nei paesi, ecco, nei paesi civili, è vero, nei paesi civili, cioè nell'Occidente, diciamo così, ammesso che l'Occidente sia fatto solo di paesi civili e di tutti i paesi civili, non c'è nessun caso di bicameralismo paritario, è vero. Ma nell'Occidente non c'è nessun caso di una prescrizione come questa, che continua a procedere finché non arrivi alla fine dei processi. In tutti i paesi del mondo occidentale, cioè in tutti i paesi in cui queste cose sono serie, si dice, siccome la prescrizione, cioè la morte di un processo per inazione dello Stato, è legata appunto all'inazione dello Stato, al non mettere in moto i meccanismi, una volta che sono messi in moto i meccanismi, il processo non si prescrive più. Ma questo non passa. E non passa non perché c'è una Camera e un Senato, non ci raccontiamo balle, sennò cominceremo a credere un'altra volta a bambini sotto il cavolo o alla cicogna. Ecco, la verità è che queste cose non passano perché non c'è un accordo politico, non c'è un accordo politico nella maggioranza, e voi potete cambiare la Costituzione come volete voi, ma o scrivete lì che una persona decide, o cinque persone, oppure se non scrivete questo, io mi auguro caldamente di non vivere in un paese in cui si scriva questo nella Costituzione, se non scrivete questo i problemi rimarranno quelli di maggioranze diverse, così eccetera, eccetera, che non trovano accordi su punti fondamentali. Quello è il tema, ma su quel tema questa nostra riforma, questa loro riforma non incide per nulla, e questo è il dato fondamentale. Altro passaggio. Un altro passaggio dice, il Senato adesso è diventato la Camera delle Regioni. Non è vero. Prima non è vero, perché è diventata una Camera nella quale sono a mezzo servizio consiglieri regionali, non si sa ancora, guardate, eletti come. Che non mi pare una questione da poco. Se io non so come si elegge un certo organo, è chiaro che sull'organo non posso dire nulla, perché se viene eletto in un certo modo è un organo che mi tranquillizza, se viene eletto in un modo diverso non mi tranquillizza affatto. Quindi sono a metà servizio, non si sa eletti come, non è vero che non prendono soldi, perché comunque prenderanno soldi, non è vero, ecco l'altro elemento, dice così diminuiscono i costi della politica, ma i 500 milioni di cui ho sentito favoleggiare abbastanza di recente, che poi andrebbero dati ai fondi per la povertà, non sono affatto 500 milioni, non sono, perché la struttura del Senato, cioè tutto l'ufficio studi, i commessi, tutte le cose così, cioè, rimane, perché il Senato non viene abrogato, il Senato rimane ma depotenziato. Come lo depotenziano il Senato? Lo depotenziano dicendo che in sostanza per la maggior parte delle materie la competenza è della Camera dei Deputati, che è l'unica che dà la fiducia al governo. Il Senato non dà la fiducia al governo. Poi ci possono essere dei casi in cui il Senato non è d'accordo. In questi casi il Senato può chiedere alla Camera un meccanismo terribile, tipo, non so quanti di voi abbiano mai giocato al gioco dell'oca, ma se avete giocato al gioco dell'oca per capire che cosa è questa riforma, ripassatelo. Ripassatelo, perché si torna spesso al punto, poi si rimane, no, in carcere non si rimane, però insomma si rimane fermi, tutte queste cose. Allora, il Senato può chiedere alla Camera di riesaminarlo, però non può chiedere alla Camera di riesaminare su certe materie, e comunque l'ultima parola è sempre della Camera. Punto. Dice, allora abbiamo semplificato? No! Perché ci sono alcune materie che sono rimaste nella competenza esclusiva del Senato. È una materia fondamentale, quella dei rapporti con l'Unione Europea. Ora, oggi come oggi, diciamo, la legislazione italiana per il 70%, ripeto, per il 70%, è determinata dalle scelte di Bruxelles. Lo sentiamo tutti i giorni. Allora tu, una materia che ormai è diventata fondamentale, la affidi ad una Camera che hai depotenziato? Dove ci stanno i 95 soggetti invece dei 310 che c'erano prima? Altro passaggio.
il Senato è depotenziato perché è ridotto a 95, a parte i 5 eletti dal, cioè eletti nominati dal Presidente della Repubblica. Io però non capisco, sulla strada, ed è difficile capirlo, sulla strada del risparmio della politica, non capisco perché il Senato da 310 è diventato 95 e la Camera da 630 è diventata 630. Non si poteva diminuire un po' pure là? No. Questo tanto per dire. Ora guardate, non è, questi argomenti non possono essere oggetto di facili battute, ma in effetti dimostrano una cosa, che questa è una riforma, ecco, i miei 20, i 20 minuti che mi ero assegnato sono finiti. Che 21 vanno bene. Se sì, se riesco a spegnerlo, sì. Sono uscito. Allora, i 20 minuti che mi ero assegnato vanno bene, perché in genere volevo parlare altri 5 minuti. Allora, diciamo, non sono argomenti su cui ridere, ma sono argomenti su cui piangere, perché significa che una riforma di questo peso, di questo spessore, è stata fatta in maniera estremamente abborracciata, cercando di accontentare quello, poi quell'altro, poi quell'altro, cioè, appunto come diceva lui, ma voi sapete, adesso per carità, l'articolo 70 della Costituzione è una cosa che nessuno sapeva prima che succedesse questa catastrofe, questa riforma. Allora, io vi leggo il testo dell'articolo 70, in vigore. L'articolo 70, che è della sezione seconda, della parte seconda delle Camere, e dice, è intitolato La formazione delle leggi, che è un passaggio fondamentale, no? Cioè come si formano le leggi in Italia. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Questo dice l'articolo 70 oggi. L'articolo 70 nuovo, se passasse mai, io ve lo faccio vedere, perché poi non ve lo leggo ovviamente, ma ve lo faccio farlo vedere, insomma, diciamo, ecco, l'articolo 70 oggi è due righe su questo foglio, domani sarà due pagine di questo block notice. Il che significa che il processo legislativo si è complicato in maniera spaventosa. Sono previsti addirittura, guardate come, diciamo, in Italia, che è un paese in cui tutti andiamo d'accordo facilissimamente, è previsto che se fra Camera e Senato, nelle materie che sono di competenza congiunta, perché c'è una parte della legislazione che rimane uguale, identica a prima, che deve essere approvata da Camera e Senato in lettura uguale, allora c'è una parte che rimane com'era. C'è una parte che vede applicata al Senato, che è riservata al Senato alcune materie secondarie, l'Unione Europea per esempio, che è secondaria, infatti dell'Unione Europea, diceva una mia nipotina carina, bilingue, che mette insieme l'italiano, metteva, adesso è laureata, lavora eccetera, cioè, negli Stati Uniti, diceva zio, ma qui ce frega, perché metteva insieme l'accento romano, che ce frega, quel ce frega. Ecco. Ma non possiamo dire quel ce frega di questo, perché è un problema fondamentale. Allora hanno previsto nella Costituzione che si mettono d'accordo i presidenti delle due Camere nei casi dubbi. Allora, io mi vedo sempre il grasso di turno e la Boldrini di turno che si deve dire, senti un po', ma quella legge che stabilisce che le capitanerie di porto diventano da 30, 20 o 18 o 15, cose del genere, non è che proprio è materia mia del Senato e Camera, vediamo un po' come riusciamo a risolvere questo problema. Questo significa far entrare dalla finestra quello che si voleva far uscire dalla porta, cioè l'enorme accumulo di conflitti di attribuzione che la Corte Costituzionale deve risolvere fra lo Stato centrale e le regioni. La metà del lavoro della Corte Costituzionale è dovuto alla necessità di risolvere i conflitti di competenze e di attribuzione fra Stato centrale e regioni. Allora si dice, diminuiamo le materie di competenza delle regioni, quindi c'è un grossissimo passo indietro rispetto a quella specie di pallido e anche lì costruito male federalismo che era stato la famosa riforma del titolo quinto della seconda parte della Costituzione, su cui tanto abbiamo parlato, e che è stato improvvidamente
approvato con 4 voti di maggioranza, improvvidamente, sì, questo qui è stato approvato non con 5.000 voti di maggioranza, questo è stato approvato con un pochino più di 4 voti, ma era anche una maggioranza leggermente spuria questa, però. Allora dicevo, beh, se facciamo questo tipo di approccio al tema che è quello fondamentale, di se ci sono due soggetti che hanno un potere concorrente, sia pure non perfettamente uguale, se litigano fra di loro, chi risolve il problema? La Corte Costituzionale. In Italia non è possibile un altro strumento, quindi la Corte non deciderà più se sono le regioni ad approvare il passaggio del gasdotto o delle linee ad altissima tensione eccetera, che oggi sono di competenza delle regioni e domani invece con questa riforma non lo saranno più, ma sarà la Corte Costituzionale che dovrà decidere chi fra Camera e Senato dice l'ultima parola su una legge, su un progetto di legge. Quindi, siccome non credo che sarà una cosa molto semplice, non credo che sarà un accordo facilissimo da trovare, allora ovviamente la Corte Costituzionale continuerà a lavorare per questi problemi, che dovrebbero essere i problemi secondari della Corte, perché la Corte dovrebbe soprattutto controllare che le leggi non siano contro la Costituzione. Questo è il compito fondamentale della Corte Costituzionale, a parte il giudizio sul Presidente della Repubblica e sui ministri per eventuali violazioni delle loro prerogative. Ma in Italia c'è stato un solo esempio che nessuno ricorda più ormai, quando furono acquistate dalla nostra aeronautica militare gli aerei da trasporto americani C-130 famosi, e se non so se vi ricordate, ma vi dico solo Antilope Gobler era quell'uomo politico italiano che aveva gestito tutta la questione e che non si sa chi è, cioè i dubbi ci sono ma mancano le prove, perché l'unico che ci rimise un po' fu Tanassi, poverino, affidato per 2 o 3 anni ai servizi sociali, ma vi assicuro che Tanassi non aveva vabbè, lasciamo stare lasciamo stare, non voglio fare queste cose, però ecco, dicevo, allora questo tipo di problemi è un tipo di problemi che in una società, in una democrazia complessa, come ormai sono tutte le democrazie vere nei paesi avanzati, sono problemi che richiedono una linea di vita per poterli risolvere. Se noi invece diciamo che allora noi dobbiamo decidere se quel cespuglio sta bene vicino a quell'altro cespuglio e stanno a loro volta bene vicino a quell'albero, benissimo, chi lo decide? Ma uno dice così a un passato, il corpo forestale dello Stato, no, perché ci vuole qualcuno che abbia un botanico, benissimo, allora ci mettiamo un botanico, no, perché ci vuole anche un architetto del paesaggio, allora mettiamo un architetto del paesaggio, poi facciamo un casino tale che alla fine non si sa chi decide, o meglio si sa sempre chi decide, perché non dimentichiamo che la fiducia al governo viene data da una sola Camera, una Camera i cui componenti sono in buona parte nominati e non eletti, con un meccanismo che è stato trovato micidiale, cioè non sono più le liste fatte dal centro, le liste sono fatte secondo i criteri più democratici possibili, ma i capilista no. Il capolista che viene eletto, al quale vengono assegnati tutti i voti della lista, viene indicato dal centro. Non solo, ma se bastasse dire in Italia è divisa in 100 circoscrizioni elettorali, ecco qui dove entra la legge elettorale, 100 circoscrizioni territoriali, vabbè, 10 capilista, no, perché i capilista possono scegliere di essere candidati in 10 circoscrizioni e poi sceglieranno loro quella in cui si potranno ritenere eletti, e gli altri 9 rimangono liberi. Voi pensate che gli altri 9 posti vengono lasciati agli oppositori interni? Se lo pensate, bravi, io francamente non lo penso e non credo che, come diceva un tizio, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si coglie, perché qui ci si coglie e non si fa peccato. Altro problema, e poi mi pare di chiudere perché i problemi sono tantissimi, ma quest'altro problema, legge elettorale, premio di maggioranza. Il premio di maggioranza
maggioranza e hanno circa il 15%, se non ricordo male. Sono comunque il premio di maggioranza porta gli eletti nella Camera a 340. Chi ha diritto ad avere il premio di maggioranza? La lista, non la coalizione, la lista che raggiunge alle elezioni il 40% dei voti. E qui va bene, perché il 40% dei voti è un'imponente percentuale di voti, quindi se gli diamo un altro piccolo aiuto perché diventi una forza egemone ancora di più, va bene. Ma se nessuno raggiunge il 40%, in Italia non l'ha raggiunto mai nessuno. Soltanto un'unica volta, l'ultima elezione europea, che un partito ha raggiunto il 40, qualche cosa, per cui ha superato il 40%, ma non so se c'entrava qualcosa che era 80, un numero 80, qualcosa del genere, non lo so, non faccio queste dietrologie. Che non so se vi ricordate che il 40% venne dopo con una promessa di un 80, che non era per cento ma era di euro. Comunque lasciamo stare questo. Sì, perché bisogna dirle anche queste cose, se no noi siamo estremamente eleganti e poi dopo vengono quegli altri sempre. Allora cerchiamo una volta di non essere ineleganti, ma di essere rigorosi e sinceri e leali. Allora, dicevo, se non la raggiunge nessuna lista, come in Italia non l'ha raggiunta mai nessuna lista, che succede? C'è il ballottaggio fra le due liste più votate. E quindi nel segno del ballottaggio basta un voto in più per vincere il ballottaggio ed avere quindi riconosciuto il premio di maggioranza. Il che significa, visto l'andamento della percentuale di non votanti che aumenta in maniera esponenziale quando c'è il ballottaggio, in sostanza può darsi il caso di una lista che con 10 milioni di voti in Italia non abbia premio di maggioranza, poi va al ballottaggio, prende 7 milioni di voti, che sono però la maggioranza, quindi 7, e quell'altro prende 6.299.999 e prende la maggioranza, cioè il premio di maggioranza. Questa è una cosa, come dire, che aiuta? No, questa è una cosa semplicemente che rafforza i poteri di una lista in una Camera, che è quella che vota la fiducia al governo, l'unica Camera che vota la fiducia al governo e i cui componenti sono eletti in parte, ma nella parte maggiore sono designati. E questa è la riforma che ci vogliono far approvare? Se non passa questa riforma diventa una tragedia, una catastrofe. Allora, sminato il campo dalla grande mina che se passava la riforma avremmo perso il Presidente del Consiglio, politicamente si intende, e la cosa ci dispiaceva molto, perché poi c'è una persona che comunica bene, spiritoso e simpatico, c'ha lo spirito fiorentino, nemmeno toscano, fiorentino, e quindi... Passata questa cosa, allora noi dobbiamo ragionare in maniera lucida sul che cosa succede se vince il sì. Ve lo dico subito, c'è una concentrazione di potere al centro, una grande concentrazione di potere al centro e all'esecutivo, perché a quel punto l'esecutivo, attraverso tutta una serie di altre cose, può chiedere alle Camere di approvare in un termine brevissimo, 15 giorni, tutta una serie di provvedimenti che il governo ritiene fondamentali per la Repubblica, tutte queste cose qui. Allora, è questa la riforma che noi vogliamo, che non semplifica nulla ma concentra soltanto il potere? Oppure vogliamo continuare a stare in questa situazione tragica in cui, secondo i sostenitori della riforma, siamo sicuri che per i prossimi 30 anni non si cambierà nulla e non si sa perché? Può darsi pure che nasca un altro Renzi. Non si chiamerà Renzi, si chiamerà, che ne so, Corsi, si chiamerà, non diciamo bianchi, verdi, che sono quelli soliti, Restelli, si chiamerà in qualunque, può darsi che qualcun altro, può darsi che questo paese decida veramente di modificare le cose che vanno modificate per farlo funzionare meglio. E non è la Costituzione.
se invece di fare tutti questi arzigogoli studiassimo delle cose molto semplici, così, per esempio, per applicare l'articolo 56 della Costituzione, che dice che ognuno deve contribuire in ragione della sua posizione economica alle spese. Se noi, il 53, se noi facessimo queste, sì, 56 deve servire con disciplina, onore e disciplina, che non sa che cos'è, poi invece è così. E quello è un articolo che è rimasto appeso per aria. Hanno messo in Costituzione che, modificando l'articolo 81, che il bilancio dello Stato deve andare in pareggio, deve essere in pareggio. Poi però, guarda caso, il nostro debito, non il deficit, il debito cresce in maniera inarrestabile. Siamo arrivati a cifre che valerle scrivere, voi sareste capaci di scrivere 2.332,47 miliardi di euro? Io no. Allora, altro principio e altra cosa, il famoso articolo 3 della Costituzione, l'articolo 3 che dice che la Repubblica si dà da fare per eliminare gli ostacoli a che ci sia una piena partecipazione, eccetera, eccetera. Viene applicato questo articolo? Ho forti dubbi in materia, cioè io ho forti dubbi che venga applicata la Costituzione in tutti i suoi passaggi. Allora, prima di parlare di riformare la Costituzione in senso sicuramente maggioritario e di concentrazione di potere, cominciamo a vedere se forse facendola funzionare bene secondo quello che erano le speranze dei nostri padri costituenti, non potremmo, guarda caso, trovarci in un paese migliore. Grazie. Allora, qualcuno in un film diceva spiegamelo come se fosse un bambino di 10 anni. Ecco, se fosse possibile spiegare a un bambino di 10 anni i problemi presunti del bicameralismo perfetto, ammesso che ci siano, perché ricordo leggi come quella Fornero passate in pochi giorni, quindi comunque va bene. Detto questo, se fosse possibile, se ammesso che ci siano questi problemi, il bambino direbbe: beh, è facile, togliete il Senato o una delle due Camere ed è tutto più facile. Qui abbiamo adesso un Senato nel progetto, un Senato che non si scioglierà mai più, no? Eterno, perché cambierà a seconda dei rinnovi dei consigli regionali, quindi cambiando maggioranze, succederà, e che avrà competenze esclusive su materie come l'Unione Europea, cioè una materia che oggi è fondamentale per tutte le leggi che vengono. Quindi un mostro di cui non si capisce veramente la logica. Detto questo, io, siccome molti degli appunti, delle domande che mi ero programmato di fare sono state già toccate e chiarite da D'Ambrosio, passerei proprio la parola a voi, al pubblico, e proporrei di raccogliere alcune domande, insomma, a cui poi il dottor D'Ambrosio risponde unitariamente, così da semplificare un po' il rimpallo, anche qui paritario, tra lui e il pubblico. E se qualcuno ha delle cose da chiarire, delle domande da fare su questa cosiddetta riforma, sì, io anche consiglierei di venire su, sì, per fare la domanda al microfono, perché l'altra volta poi non si sentivano niente le domande, oppure passo io. Non davanti alla cassetta. Allora venite su voi, va. Peppe Scherpiani, ex presidente provinciale dell'Ampi. Ecco, io saluto prima di tutto il dottor D'Ambrosio, ricordando che 10 anni fa eravamo insieme a Villa Fastigi, e proprio per contrastare un provvedimento come quello che è un referendum come quello che è stato molto simile, che verteva soprattutto, che aveva il centro della sua concezione dei rapporti tra il cittadino e le istituzioni, si diceva presidenzialismo. Il premierato perfetto, ecco esatto, perfetto. E quindi era un
una specie di legge in cui si prevedeva che il Premier non fosse mai sfiduciabile da alcuna istituzione, perché non poteva riceverlo, non poteva ricevere la sfiducia dal Parlamento, non la poteva ricevere dal governo, non la poteva ricevere dalla Corte Costituzionale, da nessuno, quindi praticamente non aveva alcun controllo su quella che era la sua azione. Si dice, e io vorrei, la domanda che voglio porre però al dottor D'Ambrosio è questa, riguarda l'obiezione, la più ovvia, che è quella della semplificazione e dei 60 governi che ci sono stati negli anni della cosiddetta negli anni della cosiddetta Prima Repubblica e fino a questo momento, insomma. Chi fa questa obiezione, secondo me, non tiene conto di alcuni fatti fondamentali. Primo, che la Costituzione è stata osteggiata sin dal suo inizio, perché per esempio non furono messi in pratica alcuni articoli, quali quelli concernenti le regioni, quali quelli concernenti il decentramento dei poteri, perché era molto più comodo tenere il controllo del potere centrale e non decentrare. Quindi questa è stata una delle prime cose. E in secondo luogo, quando si dice che i governi si succedevano, e giustamente è stato puntualizzato il fatto che questi governi non erano sfiduciati dal Parlamento come prescrive la Costituzione, ma erano semplicemente sfiduciati in seguito a manovre di corridoio. Che cosa accadeva? Accadeva una cosa molto semplice, che eravamo in un contesto storico, in un contesto politico denominato guerra fredda, in cui c'era il territorio italiano praticamente in larga parte controllato da una nazione che faceva parte di un'alleanza della NATO, che è la nazione americana, e che ha un partito che faceva parte del cosiddetto arco costituzionale, che aveva contribuito alla stesura del testo della Costituzione, e parlo del PCI, del quale mi onoro di aver fatto parte, e il PCI non avrebbe in alcun modo mai potuto raggiungere una maggioranza di governo, perché se l'avesse avuto, se la cittadinanza avesse avuto l'ardire, diciamo, di conferire al PCI una maggioranza di governo, il giorno dopo saremmo stati invasi dalle forze dell'Alleanza Atlantica, e questo è pacifico, e questo risulta da tanti documenti che sono stati decrittati e risulta dalla pura logica, perché lo vediamo quello che succede in vari contesti diversi dal nostro, come succedeva per esempio, come successe in Cile, come successe in tante realtà. Quindi c'erano i partiti minori che facevano l'alleanza con il partito di maggioranza relativa, i quali avanzavano pretese di peso politico molto superiori a quello che era la loro reale consistenza, la loro reale incidenza nel tessuto sociale italiano, e questo generava delle crisi, e queste crisi ci sono state per motivi molto semplici. Solo in un caso ci fu un momento in cui il popolo, la cittadinanza, si sollevò e chiese a gran voce le dimissioni di governo, e fu il governo Tambroni del 1960. Ecco, questo volevo dire semplicemente, che la cosiddetta fragilità dei governi era poi una fragilità, che è stato detto, era interna alle maggioranze, non era, era la mancanza di un senso dello Stato praticamente, perché si tendeva a far prevaricare il proprio senso di appartenenza
cioè la propria, il proprio essere un rappresentante di una concezione particolare della politica e della vita rispetto a quella che erano le esigenze dello Stato, la concezione del fatto che i cittadini venivano prima del particolare. Questo era quello che volevo dire e gradirei una risposta, ecco, esattamente su questo punto. Grazie Scarpiani. Se c'è un'altra domanda o un paio, le raggruppiamo. Perché molti di voi, anzi quasi tutti, non mi conoscono. Sono Pucci Marco, della Federazione del Partito Comunista della provincia di Pesaro Urbino. Partito Comunista Italiano di Pesaro, la federazione. Prego. No, quello nato ultimamente a Bologna il mese scorso. Nel ribadire la nostra profonda convinzione che il ruolo svolto dai partigiani a difesa della democrazia contro il fascismo e nella stesura della nostra Costituzione democratica e antifascista, vogliamo portare il nostro apporto e la nostra presenza al gruppo che qui oggi nasce, a sostegno del no a questa pseudo riforma. Io volevo porre un paio di domande. Una, vorrei un chiarimento maggiore sul combinato disposto, che mi sembra essere una delle tragedie di questa iniziativa politica, cioè la scelta di come andare a votare e la scelta di come riformare questa Costituzione ci porta su una strada antidemocratica, con un pieno potere nelle mani di pochi o addirittura di uno solo al governo, e questo è sicuramente un metodo antidemocratico che non può essere accettato e che non deve assolutamente passare. Così come si dice che non ci fossero altre proposte, mi risulta invece, vedo che anch'io ho letto lo stesso libro, quello di Zagrebeschi, avesse presentato lui stesso una controproposta o delle idee o comunque iniziative a che questa riforma avesse dei punti fermi ben diversi da quelli che invece sono nati dalla proposta Renzi-Boschi. L'ultima questione, poi chiudo e ringrazio tutti per avermi fatto parlare, vorrei che questa stessa iniziativa venisse ripresa quanto prima anche a livello pesarese, perché ne sentiamo oggettivamente la necessità. È necessario che anche a Pesaro l'ANPI prenda posizione intorno al problema della riforma costituzionale. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie. Se c'è una terza domanda la inseriamo, altrimenti ecco. Prego, prego. Villaggiante di passaggio, ha detto. È valido lo stesso, non è che. Prego. Sì. Buonasera a tutti. Tanto comincio a chiedervi scusa se dirò qualche inesattezza, ma non sono né un legale né un magistrato, via dicendo. Però qualche articolo come il 53 me lo ricordo benissimo. Quello che a me fa specie, cioè. Come? Vitali Giuseppe. Quello che a me fa un po' specie è questo, perché nel merito hanno già parlato gli oratori più bravi di me, più indicati di me, però vorrei solo ricordare, perché credo che alla massa, io faccio parte della massa, sia più facile seguire questo. Ci hanno raccontato un sacco di fandonie, perché per esempio con la Cirielli passò in 22 giorni, il lodo Alfano in 8, la riforma Fornero in 13, e questo è più diretto alla gente. Quindi ci hanno raccontato un sacco di fandonie. E non so se vi ricordate il famoso genio del Porcellum, non so se vi ricordate, andò addirittura alla caserma dei Vigili del Fuoco di Roma a bruciare 475.000 leggi. Questo vuol dire che è una completa fandonia di quello che ci hanno detto. Il problema nostro è che fanno troppe leggi e poi purtroppo non vengono applicate, perché si fa un provvedimento come la prescrizione per aiutare chi sappiamo, si fanno provvedimenti per annullare il falso in bilancio per aiutare chi sappiamo, e vi dice sempre quello, combinazione, qualche suo amico. Quindi queste sono tutte fandonie, ma quello che a me
lascia un po' ancora più, più spaventato, un po' dalla, non so, non sono legale, non sono un giurista, ma dall'ignoranza, perché tutto si basa su, su questo provvedimento che adesso vogliono andare a fare in Italia, che è ancora peggio del porcellum se andiamo a esaminare. Ma voi pensate che i due articoli che vengono messi in discussione sono l'articolo 56 per l'elezione dei deputati alla Camera e l'articolo 58 per i senatori. Pensate su che cosa si basa il tutto. Questi due articoli dicono che sia per l'uno e per gli altri la votazione deve essere per suffragio universale, tutti sappiamo cosa vuol dire, no? Tutti possono votare, donne, uomini di qualsiasi religione, via dicendo, e questa è ancora più assurda, in modo diretto. E noi siamo qui a parlare, da 9 anni abbiamo fatto secondo me una figuraccia in tutto il mondo, perché è dovuto arrivare la Corte Costituzionale a spiegarci che cosa voleva dire diretto e universale, questo lo escludiamo, ormai lo abbiamo capito tutto, cos'è la questione del diretto. Il diretto vuol dire che ogni cittadino deve poter votare Mario Rossi, ma la cosa più assurda, che è ancora più imbecille del fatto stesso di queste leggi, di quello che ci vogliono proporre, faccio un esempio se mi è concesso. Se io voglio votare l'area di sinistra e voglio votare per Mario Rossi, poi dopo Mario Rossi mi delude, ma siccome nella lista, se io dopo vado a votare per Giuseppe Verdi, rivoto ancora Mario Rossi. Questo è anche imbecille, oltre che incostituzionale, non so se sono riuscito a spiegarmi. No, vedo qualcuno perplesso. Allora c'è una lista, io voto nella lista e voglio votare Mario Rossi, voto per questa lista, ok? Mario Rossi mi delude, allora cambio per rimanere nell'aria e voto per Giuseppe Verdi. Ma cosa faccio? Rivoto ancora la stessa lista, quindi rivoto ancora Mario Rossi. Questo addirittura è imbecille, oltre che incostituzionale. E poi la domanda diretta che volevo fare è questa: ma com'è possibile, sia subito dopo, diciamo, l'insediamento del nostro presidente Renzi, che andava a parlare alla Leopoldo, se non ricordo male, con una persona che si definisce, mi aiuti il magistrato, si può dire, no, pregiudicato? Cioè, sì, è stato condannato in via definitiva, addirittura è estromesso, interdetto dei pubblici uffici per un anno e mezzo, e andava a parlare in un posto privato col presidente del Consiglio per toccare la Costituzione. Ma qui siamo, secondo me, la pazzia, sono un extraterrestre, io viviamo in un mondo di pazzi, credo. E adesso cosa succede? La stessa cosa, abbiamo un Parlamento che è stato eletto illegittimamente, in modo incostituzionale, c'è la sentenza della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale cosa dice? Ha detto, ok, tu sei stato eletto in modo incostituzionale, però fai le cose del giorno, cioè continua a illegittimare, perché sennò sarebbe caduto il governo, a parte che sarebbe assurdo che un potere dello Stato va a togliere un altro potere. Poi gli ha detto, voi siete illegittimi, fate fretta, andate a rifare le elezioni con una legge nuova. Invece questi continuano a legiferare, addirittura vanno a toccare la Costituzione, che secondo me è la migliore e la più bella del mondo. Non lo dico dopo Benigni, lo dico e lo scrivo da tanto tempo. Benigni ha cambiato idea adesso, evidentemente le correnti, cioè forse gli interessi possono portare a questi cambiamenti. Per me è ancora la migliore nei contenuti e la più bella, perché è talmente semplice che anche un bambino, vorrei dire, che ha fatto l'elementare, almeno quando c'erano i nostri nonni, adesso ormai ce ne sono pochissimi, che hanno fatto l'elementare tra il 1910 e il 1923, erano formate da 6 classi, prima che ci sia il Pierino della situazione, dice che cavolo stia dicendo, adesso sono ormai da tanti anni, dopo i 23, 5 classi, ma io ho avuto occasione di parlare quando uscì questa legge, che era il dicembre del 2005, e poi subito dopo nel 2006, con questi nonnini ancora Zilli, e con la licenza elementare, la sesta elementare, ti spiegavano per segno e per filo e per segno perché era incostituzionale. Noi abbiamo magistrati, abbiamo la Camera, soprattutto prima dell'evento dei 5 Stelle, avevamo la Camera che la faceva da padrone agli avvocati, perché la percentuale degli avvocati era grandissima. Avevamo la Camera, abbiamo ancora ex magistrati, abbiamo la Camera, docenti di diritto, e tutto, stiamo qua a parlare ancora, abbiamo fatto la figura
figura, secondo me, da imbecilli in tutto il mondo per 9 anni, adesso ne faremo uno ancora peggio con l'Italicum, perché non abbiamo ancora, non hanno ancora capito cosa vuol dire votare l'articolo 56 per i deputati, ripeto, l'articolo 58 per senatore, che l'elezione deve essere fatta in modo universale, cioè tutti devono partecipare, e in modo diretto, cioè io se devo votare per Bianco Mario Rossi devo votare Mario Rossi. Poi mi concludo, perché qualcuno adesso dei dotti ci vengono a dire sì, ma il governo può legiferare perché in base all'articolo 88 le Camere hanno eletto il Presidente della Repubblica, in base all'articolo 92 il Presidente della Repubblica ha eletto il Presidente del Consiglio, può votare, ma no, ma manca l'anello principale, quello dettato dall'articolo 1, diciamo la sovranità appartiene al popolo, siamo noi che dobbiamo dire chi vogliamo a rappresentarsi, non che se li inventano loro, e nessuno di questi signori dotti, nemmeno quelli dei media, che non so se sapete perché sono cose che vengono tenute nascoste, ma se andate su internet trovate quello che vi dico, i media italiani sono passati dal 73esimo posto al 77esimo posto pochi mesi fa per la libertà di stampa, siamo addirittura dietro paesi del terzo mondo. Quindi io vorrei comunque tornare direttamente alla domanda al bravissimo magistrato, ma com'è possibile che nessuno si accorge che abbiamo un Parlamento illegittimo e che non può andare a toccare la Costituzione? Quando appunto nella sentenza della Corte Costituzionale diceva, scusate la ripetizione, tu porta avanti le tue leggi, e non essendo così dotto come chi mi ha preceduto, voglio dire, per esemplificare, se ci accorgiamo che nel nostro condominio sono stati eletti dei rappresentanti consiglieri e a sua volta l'amministratore che fanno parte di un altro condominio, ce ne accorgiamo, non possiamo affidare a loro la continuazione di queste cose, addirittura andare a cambiare il regolamento condominiale, non so se mi sono spiegato. Quindi, ecco, la domanda è questa: com'è possibile che voi dotti non vi accorgete di tutto questo che ho detto? Spero di essere stato chiaro, grazie. Ma a me sembra che le domande sostanzialmente vertano intorno a temi che avevo affrontato, poi magari se volete ci torno sopra, ma volevo dire e aggiungere alcune cose. La prima, non mi ricordo chi l'ha detto, dunque, io quando chiedo il nome a chi parla non è perché per segnarlo su qua, ma per poi rispondere a Tizio e non indefinitamente. Comunque, no, perché io ho detto quando un magistrato chiede il nome uno si parla. Sì, ma comunque sono in pensione, quindi non vi preoccupate. Allora, dicevo invece, vorrei aggiungere una cosa. La prima cosa che è stata detta così, eccetera, è che la nostra Repubblica è famosa nel mondo per una serie di cose, fra cui il numero spropositato di leggi. Allora, che noi ci si preoccupi, è vero che ci si deve preoccupare perché sì, la linea della semplificazione dovrebbe prevedere tutte queste cose, ma prima di pensare alle leggi future, pensiamo ad una semplificazione delle leggi che già sono state approvate, che sono tantissime e che a volte sono in contrasto fra di loro e quindi diventa poi complicatissimo applicare, senza portare le carriole a bruciare nei forni, perché francamente quello lo lascerei ad altri. Ma ci sono altri passaggi che sono passaggi. Allora, abbiamo detto il Senato è un Senato depotenziato, però conserva le immunità. I senatori hanno le stesse immunità che hanno oggi, uguali, identiche. I consiglieri regionali no, i sindaci no. Un sindaco può essere arrestato, un consigliere regionale può essere arrestato, e capita abbastanza spesso, per i primi un po' di più, per i secondi un po' di meno, semplicemente perché sono di più i primi e di meno i secondi. I parlamentari arrestati credo che siano 2 o 3. Allora, perché noi diminuiamo i poteri ma lasciamo intatti i privilegi? Qual è la logica che sta dietro a questa cosa? Non c'è nessuna logica. Cioè, a me piacerebbe che una riforma fosse magari da bocciare totalmente, ma che fosse con una linea che si può riconoscere, che si può ricostruire e che sia soprattutto una linea coerente. Qui siamo nell'incoerenza più assoluta, a parte quello appunto che diceva prima, mi pare l'ultimo, Giuseppe,
che francamente una riforma della Costituzione sia stata approvata da un Parlamento dichiarato illegittimo mi sembra una cosa che noi abbiamo dimenticato, che non si dice, non lo dice più nessuno. Il fatto che siamo governati da un governo in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, bravissimo, non è stato eletto assolutamente, è un dato anomalo, ecco, diciamo, è un dato anomalo. Allora sono queste le anomalie che noi dovremmo cercare di eliminare. Il fatto che un altro Presidente del Consiglio, che per 20 anni più o meno ha fatto il Presidente del Consiglio, sia stato condannato con sentenza per essere giudicato per evasione fiscale, questo è un dato che ci dovrebbe far vergognare in maniera assoluta, ma noi non ci vergogniamo di questo, perché poi fra l'altro può darsi che questo signore, che ha problemi grossi di altra natura, per i quali io gli auguro fraternamente di guarire presto e bene, di godersi il piccolo patrimonio che ha messo da parte, ma può darsi che sia ancora utile, perché può darsi che ci sia un patto del Nazareno bis, che nessuno dica, che però tutti sanno che c'è. Ma allora diciamoci le cose come stanno: questa riforma è una riforma che non ha una linea se non quella che ho detto io prima, che si può assolutamente ricostruire, di una concentrazione di poteri in capo all'esecutivo. In capo all'esecutivo significa in capo al governo. E siccome più che in capo a quel gruppetto che all'interno delle strutture partitiche ormai moribonde, che servono ormai soltanto per indicare i capiliste e per farli eleggere, perché questo purtroppo è, diciamo, lo stato attuale delle segreterie di quasi tutti i partiti, o di tutti i partiti, a me non piace generalizzare, ma a me è così. Ecco, dico, allora a questo punto in sostanza basta arrivare nella stanza dei bottoni giusta, in cui ci stanno i bottoni giusti, e poi si governa tutto il paese. Ma noi questo volevamo? E soprattutto, questo volevano quelli da cui è nata l'AMPI? Questo volevano i partigiani, di cui vedete i nomi qua, ma ce ne sono tantissimi, che hanno messo a rischio la vita per costruire una Repubblica che fosse diversa come esperienza da quella pessima da cui uscivamo noi? Questo volevano? Volevano una concentrazione di potere o volevano una diffusione del potere? Quando si dice che la sovranità appartiene al popolo, non si raccontano balle. Certo, la sovranità appartiene al popolo, viene detto, credo, in moltissime dove ci sono le costituzioni. Ma poi bisogna, questo principio bisogna incarnarlo, concretizzarlo. Allora che significa? Vi faccio un esempio così. Si dice da parte dei sostenitori del sì, guardate che voi il fatto dell'articolo 1, noi lo abbiamo ampiamente rispettato nell'articolo 71, che prevede un ampliamento dei casi di referendum e di esame delle proposte di legge di iniziativa popolare. Lo sapete, adesso bastano 50.000 firme, ma nella storia della Repubblica, così come sono caduti 60 governi, così nessuno di questi progetti è stato messo, calendarizzato nel giorno di una delle due Camere. Ma per entrambe queste cose si aspettano ancora, o comunque c'è scritto, che ci provvederanno le leggi ordinarie a fare questo. Allora, se provvede la legge ordinaria, io vi faccio due esempi. La legge ordinaria, il Consiglio Superiore della Magistratura è stato istituito dalla Costituzione nel 48, il primo è stato eletto completamente nel 1958, perché solo a quella data lì è uscita la legge. E la Corte Costituzionale è la stessa cosa, la legge è uscita nel 53 ed è stata poi applicata nel 1958, quando c'è stata la prima formazione della Corte Costituzionale. Allora vogliamo continuare a dire che mettiamo i principi e poi aspettiamo le leggi? Ma le leggi si faranno quando si faranno, e la farà soprattutto la maggioranza. Un'altra cosa, che perché guardate, ci sono delle contraddizioni che proprio stridono, che è come se ci fossero ancora le lavagne e se ci fosse ancora il gesso che c'era quando io andavo a scuola, fare strisciare il gesso sulla... queste sono. Allora, vi dico subito una cosa: uno dei difensori del sì, quando io ho detto, dico, ma guardate che gli spazi per le opposizioni sono minimi, dice no, come?
La riforma costituzionale per la prima volta prevede uno statuto delle opposizioni, è vero. Ma chi lo approva lo statuto delle opposizioni? La Camera. Cioè è la maggioranza che approva le regole per la minoranza. A me francamente questa cosa non sembra un titolo di merito, non è un titolo di profondo demerito, cioè addirittura oltre a regolamentare le proprie procedure si vogliono regolamentare anche quelle delle opposizioni. Ma allora vedete che torniamo al discorso principale, che io spero riuscirà a passare. Questa riforma è una riforma che in parte risponde alle esigenze reali, ma risponde in maniera sbagliata. Se io voglio ottenere qui un bello spazio, se voglio ottenere qui un eliporto, che devo fare? Devo tagliare tutti questi alberi. Dice, ma a Fano non c'è un eliporto, a parte che probabilmente c'è, perché se non ricordo male quando ero presidente della regione c'era sempre un cagnare furibondo fra le superfici per il famoso aeroporto di Fano, eccetera. Ma allora, se Fano ha bisogno di un eliporto, noi dobbiamo farlo lì dove ci sono i pini, le querce, gli abeti secolari, ma dobbiamo farlo in un posto in cui non ci sia questo tipo di cose. E allora se c'è necessità di riforma, c'è la necessità della riforma, ma allora facciamola in maniera seria, allora facciamola in maniera tale per cui non venga ancora di più ristretto il potere dei cittadini, ma venga aumentato il potere dei cittadini, il potere di controllo dei cittadini. E guardate un'ultima cosa, ci sono una serie di organi, diciamo, di bilanciamento dei poteri che vengono eletti dalle Camere in seduta comune. Ed è rimasto salvo per l'elezione dei giudici costituzionali, non si sa perché 3 vengono eletti dalla Camera e 2 dal Senato, anche dal punto di vista delle proporzioni non funziona, ma comunque chi ha scritto questa riforma e la legge elettorale conosce proprio l'aritmetica, non la matematica, l'aritmetica. Ma comunque dicevo, ci sono una serie, per esempio, i componenti laici cosiddetti, cioè non giudici, del Consiglio Superiore della Magistratura vengono nominati dalle Camere in seduta comune, e fin qui il Presidente della Repubblica viene nominato dalle Camere in seduta comune. Adesso, Presidente, tutte queste cose qui rimangono in buona parte, ma la seduta comune ha un senso se ci sono 630 da un lato e 310 dall'altro, più i vari, un corpo elettorale di un migliaio di elettori per il Presidente della Repubblica. Ma se da una parte rimangono 630 e dall'altra sono 95, allora è vero quello che si dice: se vuoi fare un pasticcio di un elefante e una formica, avrai un pasticcio che saprà solo e sempre di elefante. Ecco, qui si vuole fare un pasticcio di un elefante e la formica. Queste sono le caratteristiche fondamentali che mi fanno, ma non solo a me, a tanti di noi. E guardate che la posizione contraria a questa riforma è stata assunta, per rispondere ad accuse che non sono state ripetute, ma in genere è il ministro Boschi che nella sua irrequietezza, come dire, giovanile, a volte fa delle gaffe un po' pesanti. Allora, prima che Casa Pound decidesse di votare no, ma erano stati i famosi 53, 56 costituzionalisti, per cui una serie di presidenti emeriti della Corte Costituzionale, che si sono resi conto dell'aberrazione di questa riforma. E allora a me questa riforma non piace. Non mi piace che venga fatta una riforma così, perché una riforma così diminuisce i miei spazi. Io non voglio un paese in cui gli spazi vengano diminuiti, voglio un paese in cui possibilmente vengono aumentati, con una serie di, per carità, è complicato, è difficile, tutto è complicato e difficile, ma anche, per esempio, sono degli analfabeti, sì è vero, sono degli analfabeti politico-aritmetici, perché parlare di ballottaggio per applicare il premio di maggioranza fra i due più votati, quando ormai la situazione italiana è tale per cui c'è un tripartito, cioè ci sono 3 partiti che hanno dimensioni più o meno uguali, il ballottaggio fra due significa che il terzo escluso si allea con il secondo e fa vincere sul primo, è quello che è successo a Torino, è successo che quelli della troupe di centrodestra, di destra, comunque così, eccetera, esclusi completamente, hanno riversato in massa i voti sull'Appendino, che ha vinto.
Ma allora il non capire questo, cioè significa che il referendum e il ballottaggio, che ha un senso se fatto fra due, se fatto fra tre ha un senso completamente diverso, allora andrebbe fatto come in Francia, dove in Francia sono i migliori tre che vengono, che partecipano al ballottaggio, tanto per dirne una. Ma smettiamolo di guardare fuori dai nostri, perché ogni paese ha un sistema elettorale che si adatta alle sue tradizioni, alla sua storia, alle sue cose, eccetera, eccetera. Non può essere, non esiste un sistema elettorale che vada bene sempre, comunque, dovunque. Non esiste, perché ci sono, e guardate, questa è una scommessa enorme, difficilissima, ci sono due esigenze che una legge elettorale deve riuscire a soddisfare: l'esigenza della governabilità, quello che dice la sera delle elezioni io so già chi governerà. Io mi ricordo che un paese che mi pare non sia proprio del tutto secondario, si chiama Germania, dopo le elezioni sono stati un mese esatto a negoziare la cosiddetta, loro la chiamano la grosse coalition, cioè la coalizione fra la CDU-CSU e la SPD, cioè fra i socialdemocratici e i cristiano democratici, eccetera, per arrivare ad un governo. Un mese, perché governare non è una cosa che si possa decidere tac. No, quando io sento le idiozie che si stanno dicendo che fra un mese i terremotati escono dalle tende, io rabbrividisco, perché io so quanto abbiamo penato noi per riuscire a tirarli fuori dalle tende, a metterli prima nelle mamme e poi nelle casette di legno. Ma pensare di poter ridurre quei tempi è assurdo, è soltanto demagogia pura. Allora ecco, io sono stufo di essere governato da chi utilizza battute. Sono stufo, le battute mi piacciono, ma in una cena, in un incontro conviviale, in qualunque, ma non nella politica e non nelle decisioni che si prendono. Perché? No, io guardi, io non credo che tutti debbano abituare i voti così, perché innanzitutto non credo che abbiano tanti interessi. Ma poi allora, risposta della Boschi di turno: e perché Casa Pound vota no? Allora, no, invece, io proprio questo vorrei cercare di evitare, cioè vorrei che da qui a novembre ci fossero una serie di occasioni di riflessioni in cui si discuta pacatamente di quelli che sono gli aspetti positivi, pochi, ma forse ci sono, e di quelli che sono gli aspetti negativi, che sono tanti, ma poi da arrivare alla fine ad un voto pensato, ad un voto ponderato, perché ponderato non nel senso che venga pesato, perché voto ponderato significa che vale diversamente a seconda di chi lo esprime. Ecco, allora questo mi sembra che sia il dato fondamentale. E adesso lasciatemelo dire, che la Costituzione sia da rottamare io non lo penso e non lo penserò mai, e continuo a dirlo a voi che non siete più giovanissimi, continuo a dirlo ai ragazzi, continuo a dirlo anche se in maniera così, cioè, anche ad una bellissima scuola elementare che mi ha invitato a parlare di mafia, e dove a un certo punto mi sono trovato in imbarazzo da un lato ma felice dall'altro lato, quando una nocciosetta così senza denti davanti e gli occhiali mi ha detto, si parlava di Falcone e Borsellino, mi ha detto: ma perché lo facevano? Ecco, allora quando io sono riuscito a darle un perché e le ho detto: sei convinta? Sì, va bene. Ecco, allora a me piace che questo nostro paese sia un paese adatto anche per queste persone qui, soprattutto per queste persone qui. E allora bisogna rimboccarsi le maniche e riprovare, pensando, ecco, rispondo al ricordo dell'ex presidente del Giappone, io mi ricordo proprio il nome, così come non lo ricordo. Abbiamo già vinto il referendum, e vinciamo pure quest'altro. Vista l'ora, visto anche che sta facendo buio, direi che concludiamo questo incontro. Io nel ringraziare, nel chiedere un ultimo applauso per il dottor D'Ambrosio, volevo ricordare anche il suo ultimo libro,
lui che ha passato la vita a occuparsi del diritto penale costituzionale, ha scritto un bellissimo libro in memoria della moglie prematuramente scomparsa, Canto per Giuliana, e invito tutti a leggere questo libro. Grazie. Scusami, un ultimo invito. Leggetelo il nuovo testo dell'articolo 70, se riuscite ad arrivare alla fine. L'abbiamo già fatto. Avete superato quantomeno una prova di respirazione. Allora, vi ricordo che è ufficialmente nato il comitato per il no referendum di Fano. Grazie. Io voglio dire grazie all'ANPI di Fano per quello che fa, per la politica che porta avanti, e un grazie grande proprio da parte di tutti. Grazie molte. Io posso dire, scusate, che il comitato provinciale per il no avrà una sua formazione, una sua genesi, in brevissimo tempo. Certo.